Lo Sblocca Italia contiene tante buone norme, ma nel settore immobiliare non sblocca nulla. Lo ha detto Paolo Righi, presidente nazionale di FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, a margine della presentazione del nuovo Osservatorio Immobiliare di Piacenza e Provincia. Sblocca Italia nel suo indirizzo contiene tante buone norme. Ma quando si va a vedere appunto quali sono le applicazioni di questa legge, ci accorgiamo che lo Sblocca Italia non sblocca nulla. In realtà anche il fatto della liberalizzazione degli affitti è destinato solo alle grandi società di locazioni, il fatto ad esempio della possibilità di acquistare e di scaricare dall'IRPEF il 60% se poi si destina il bene alla locazione, in realtà sarà una norma molto molto limitata perché ha tanti paletti che non aiuteranno il mercato, insomma un decreto che non sblocca il paese e che non aiuterà la nostra economia. Gli agenti immobiliari intanto chiedono in primis di applicare una norma di buon senso che non trova riscontro nel dettato legislativo, che è quello di abbassare le tasse, la pressione fiscale sull'immobile. E successivamente quello che chiediamo è di dare maggiore ampiezza a tutte quelle che sono le norme, senza limiti, di estendere quindi la liberalizzazione della locazione a tutte le attività commerciali e di permettere gli sgravi fiscali non solo sul nuovo per chi acquista appartamenti nuovi da destinare a locazione, ma anche per gli appartamenti usati, cioè quelli di tutti i cittadini.